Ultima trasferta estera per la Formula Abarth European Series sul Red Bull Ring, il circuito austriaco che prendeva il nome di Zeltweg quando la Formula 1 era qui di casa. Unica trasferta fuori dai confini nazionali anche per il campionato italiano Formula ACXI Abarth, giunto al terzo appuntamento. 12 le monoposto che hanno dato spettacolo per tutto il weekend, facendo vivere delle gare appassionanti, piene di sorpassi e colpi di scena. Protagonista del sabato è sicuramente Luca Ghiotto, in forza al Prema Power Team, che si impone in entrambe le qualifiche e ha così la possibilità di partire in pole position sia in gara 1 che in gara 3. Al via della prima gara l'elvetico di Jenser Motorsport Kevin Jörg, secondo in griglia di partenza, non scatta nel migliore dei modi e così Ghiotto può subito prendere il largo, mentre Nicolas Costa ha anche lui una partenza difficile dalla terza fila. Buono lo start per Emanuele Zonzini, compagno di team di Costa in Euronova Racing. Il sammarinese riesce a guadagnare molte posizioni allo start, ma dopo aver tentato all'esterno alla Remus Curve deve cedere ad un problema tecnico. Il limitatore di velocità, che si inserisce solitamente in corsia box, entra in funzione sulla monoposto di Zonzini, che deve rientrare ai box. Al traguardo è Luca Ghiotto ad esultare, mentre la doppietta Prema è completata da Bruno Bonifacio. Ero teso più che altro nella partenza, comunque dopo due errori di Misano. E diciamo che dopo il primo giro mi sono un po' tranquillizzato. E sì, quando ho visto che comunque Bruno era abbastanza veloce, ma il distacco era sempre intorno ai 2 secondi. Quindi diciamo ho gestito la gara, a parte quel piccolo errore a 3 giri della fine, che però è dovuto a una sbavatura che ho fatto io, e diciamo abbastanza una buona gara, dai, vediamo di continuare così. Sul gradino più basso del podio sale Santiago Urrutia, il giovanissimo pilota uruguagio del team BVM, che migliora di gara in gara ed è già uno dei protagonisti assoluti del campionato. I 15 minuti più un giro della gara sprint di domenica mattina sono un susseguirsi di emozioni in una gara che ha regalato un grandissimo spettacolo. Kevin Jörg e Nicolas Costa scattano dalla prima fila, ma alla prima curva il brasiliano di Euronova entra in contatto con la lady del campionato Samin Gomez, in forza al team Jenser Motorsport. Al comando quindi c'è Kevin Jörg, ma l'elvetico ci rimane molto poco. Infatti nel corso del secondo giro Santiago Urrutia va a prendersi il comando della gara e non lo lascia più. Gara in simbiosi per il brasiliano di Prema Bruno Bonifacio e il sammarinese di Euronova Emanuele Zonzini. Già nel corso del primo giro i due si sbarazzano di Luca Ghiotto con 2 sorpassi che regalano la terza e la quarta posizione. Poi, sempre nel secondo giro, prima Bonifacio poi Zonzini si mettono alle spalle anche Kevin Jörg, salendo virtualmente sul podio. Sotto la bandiera a scacchi è Santiago Urrutia a conquistare la sua seconda vittoria in campionato dopo la firma del Mugello. L'uruguagio, già molto famoso in patria, è sempre più leader nella classifica riservata agli esordienti e ha preceduto sul traguardo Bruno Bonifacio ed Emanuele Zonzini, tutti molto vicini fra loro. Buongiorno a tutti, è stata una gara difficile perché veramente abbiamo iniziato questo weekend male, e nelle prove libere abbiamo rotto un po' il motore, il cambio, quindi è stato un weekend duro, però ieri siamo riusciti a fare un terzo posto, adesso abbiamo fatto qualche cambio nella macchina per questa gara, e il team ha dato un'ottima macchina, quindi siamo riusciti a fare una bella vittoria. In gara 3 ancora Luca Ghiotto a scattare dal palo e alla prima curva sembra non esserci storia, con il vicentino già davanti a tutti e con un discreto margine di vantaggio, ma il colpo di scena arriva subito dopo. Ghiotto, ancora con gomme fredde, perde il controllo della sua monoposto e si ritrova in ultima posizione, a dover ricostruire tutta la sua gara. In testa passa Bruno Bonifacio, che precede Santiago Urrutia ed Emanuele Zonzini. Problemi tecnici per Nicolas Costa, che deve abbandonare la gara, mentre la lotta in casa Jenser per la quarta posizione vede Samin Gomez passare Kevin Jörg. Dal quarto giro inizia la rimonta di Super Ghiotto, che inanella una serie di sorpassi e sembra voler tornare al comando della gara come all'inizio. Al quinto giro Ghiotto è già in 8ª posizione davanti ad Amado, Beretta e Furlan. Non domo nel corso della 5ª tornata, il vicentino passa anche Ramsey per la 7ª posizione. Il giro numero 7 vede ancora Ghiotto scatenato passare il suo compagno di team Giorgio Roda e al 9º giro è in 5ª posizione davanti a Kevin Jörg. Il giro successivo vede un altro grandissimo sorpasso, quello di Emanuele Zonzini ai danni di Santiago Urrutia per la 2ª posizione.
Il sammarinese si porta così alle spalle di Bonifacio, mentre Ghiotto incalza su Samin Gomez. La pilota venezuelana, nel tentativo di tenere alle spalle il vicentino, perde il controllo della sua monoposto e finisce contro le barriere. Ghiotto è quarto e all'ultimo giro arriva negli scarichi di Urrutia, che però mantiene la sua terza posizione. A trionfare il leader del campionato, Bruno Bonifacio, che firma la terza gara del Red Bull Ring e si stacca da Nicolas Costa nella classifica generale. Assieme al brasiliano e a Urrutia, sempre sul podio nelle tre gare austriache, in seconda posizione arriva Emanuele Zonzini, grande protagonista del weekend. Io ho avuto una buona partenza, dopo sono arrivato un po' lungo in frenata e poi lui è uscito. Ho dovuto comunque mantenere un buon passo perché c'era sempre il secondo posto Zonzini che andava forte comunque, quindi ho dovuto spingere fino alla fine. Sì, lui non è arrivato vicino al punto di provare qualche attacco, però ho dovuto spingere per non creare questa possibilità. Sì, sono felice, sono contento, stiamo raccogliendo i risultati del lavoro che abbiamo fatto, sia io e la squadra, e adesso dobbiamo mantenere questo lavoro e mantenere questo buon passo, questi risultati. In classifica generale al comando c'è Bruno Bonifacio con 186 punti, seguito dal suo compagno di team Luca Ghiotto, che nel weekend ha superato Nicolas Costa ed è arrivato a quota 162 punti, a fronte dei 151 del brasiliano di Euronova. Quarta piazza per Urrutia a 141 punti. Nella serie tricolore è sempre Bonifacio al comando con 127 punti davanti a Santiago Urrutia a 94, due in più di Luca Ghiotto. Prossimo appuntamento con la Formula Abarth European Series, in programma il prossimo 2 settembre sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola.